Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati qua alle Scime. Oggi vi spiegherò scientificamente come crescere, come ottenere risultati dall'allenamento in metà del tempo. Un concetto chiave riportato da numerosi studi scientifici è il Muscle Mind Connection. Che cosa significa questa cosa? Hanno preso degli atleti e li hanno fatti allenare misurando l'attivazione muscolare con un elettromiografo, quindi uno strumento che registra l'impulso elettrico, l'attività che arriva al muscolo, e hanno visto che se pensiamo al movimento che stiamo facendo, al muscolo che stiamo reclutando, possiamo ottimizzare l'attivazione delle fibre fino al 60% in più. Cosa significa questo? Che se sto facendo un esercizio ad esempio di panca, devo focalizzare la mia mente sul muscolo sul quale stiamo lavorando, cioè non posso allenarmi e guardare il cellulare, è una delle cose più sbagliate. Dobbiamo essere concentrati e focalizzati sul muscolo di bersaglio mentre svolgiamo l'allenamento. In questo modo aumenteremo l'attivazione al muscolo e otterremo risultati in metà del tempo. Questo è un concetto che potete applicare a qualsiasi allenamento. Vediamo come fare a livello pratico ad applicare questo concetto, comunque lo richiameremo anche in prossimi video. Ho scelto un workout a corpo libero per voi in modo tale che possiate provarlo tutti, anche chi adesso non riesce a utilizzare i pesi, però è ovvio che è un workout, è un tipo di allenamento che può essere applicato anche ovviamente all'allenamento con i pesi. Lavoriamo su push and pull, quindi lavoriamo con i piegamenti e con le tirate. I due esercizi che iniziamo a selezionare sono due esercizi semplici. Dobbiamo fare un focus sul muscolo bersaglio, per cui iniziamo con i piegamenti e poi vi spiegherò poi strada facendo come fare. Allora, ci mettiamo a terra. Se riuscite a fare bene i push up standard, quindi in questa posizione, bene. Se non siete ancora abili a farlo, lavorate con le ginocchia appoggiate, però tenendo il corpo in linea, cioè fisso e vado su. Non fate questo, cioè non andate a compensare il movimento. Lavoriamo a ROM completo, cioè ROM completo vuol dire che utilizziamo tutta l'escursione articolare. Non ha senso lavorare, spesso si vede lavorare con escursioni veramente piccole, otteniamo un pump che però è fine a se stesso, non sviluppiamo forza, non sviluppiamo bene trofia su ogni sezione dell'escursione articolare, quindi il muscolo è forte solo in quel range. Quindi concentrazione, pancia dura, il nostro focus adesso è il petto, pensiamo mentre spingiamo al petto che si attiva. Per farlo è meglio lavorare inizialmente con movimenti lenti e controllati. Piano, 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 spingo, petto, chiudo di petto e torno. Allora, provate a lavorare in questo modo, sentite immediatamente la differenza. È possibile che ci sono persone che abbiano anche 50 push-up in fila, ma quando poi si fa il focus sul movimento si fa molta più fatica e quindi c'è un'attivazione veramente differente. Allora, abbiamo lavorato col push, mi raccomando scaricate la scheda allenamento dall'area riservata perché è gratuita, andate su scime.net, iscrivetevi e scaricate tutti i PDF così potete seguire tutti gli allenamenti e provarli. Allora, passiamo alle tirate, quindi Australian Row, sbarra bassa. Ho scelto questo primo esercizio perché vi permette di concentrarvi meglio sul muscolo bersaglio. Il muscolo bersaglio è tutto il tronco, la schiena, gran dorsale, muscoli secondari sono le braccia, ma il muscolo primario è quello, quindi pensiamo bene al lavoro che stiamo facendo. Seguite le pause della scheda, io farò delle pause meno noiose per voi, ma è importante rispettare le pause.
un pezzo unico, il corpo non deve fare questo, non oscilla, facciamo un controllo motorio durante il movimento, uno, pinzo la schiena che lavora, concentrati sul muscolo bersaglio. Bene, push and pull, piegamento, primo superset e Australian. Ora passiamo al secondo superset. Handstand wall, quindi piegamenti a parete. Come potete fare se non avete ancora questa skill? Lavorate con i pike push up, cioè siete in questa posizione. Vado tu e spingo. Focus dell'esercizio. Deltoidi, trapezio, quindi questa parte dell'upper body, muscoli secondari, tricipiti ovviamente durante l'estensione. Focus sul muscolo bersaglio, movimento controllato, pensiamo a quello che stiamo facendo. Partiamo. Quanto brucia. Ok, abbinamento che facciamo nel stand push up sono le trazioni, quindi street pull up, concentrati sul movimento schiena, muscolo bersaglio. Passiamo ai pull up, concentrati. Terzo superset, pseudo push up. Spostiamo tutto il carico in avanti, in questo modo. Mani stanno così. Posizione push up. Spingo con il dentato, così, con le scapole. Sbilancio il peso del corpo in avanti. Una volta che ho sbilanciato il corpo in avanti, piego. E vedete che le spalle quanto sono più avanti rispetto prima, rispetto ai push up di prima. Concentrati, se non riuscite a farlo appoggiamo le ginocchia e lavoriamo con le ginocchia appoggiate. L'importante è spostare il peso del corpo e le spalle in avanti in modo tale da fare un grosso focus su questa parte. Petto è il nostro bersaglio, fibre del deltoide. Tosto. Abbinamento, chin up, quindi trazioni compresa supinata, in questo modo. Focus, schiena, muscoli secondari sono le braccia.
Bene, provate questo concetto del muscle mind connection, che è veramente fondamentale se volete ottimizzare i risultati, e veramente in metà del tempo riuscite a ottenere risultati visibili, ma anche a livello di performance in modo pazzesco. Iscrivetevi al sito lescimmie.net se volete scaricare tutte le schede di allenamento, iscrivetevi al canale ovviamente, campanella di notifica per essere sempre aggiornati con i nostri contenuti. Ragazzi, ci vediamo qua alle scimmie, vi aspetto, rock and roll!